Benvenuti alla rubrica Il rischio di pensare, dedicata agli studi del biologo inglese Rupert Sheldrake e in particolare ai motivi per cui il suo pensiero incontra tante resistenze in ambito scientifico. Motivi che sono fondamentalmente tre. Il primo è la sua critica alla scienza, che pochi gradiscono. Il secondo è la sua visione delle cose radicalmente innovativa, che in certi casi è destabilizzante rispetto alle conoscenze che abbiamo acquisito e alla visione del mondo che abbiamo attualmente. Il terzo, e probabilmente il più importante di tutti, è il suo interesse per i fenomeni psichici, o psi cosiddetti, come la telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, la premonizione, la sensazione di essere osservati. Si tratta in genere, anzi vengono trattati in genere dagli uomini di scienza come tabù o come residui di altre epoche, come superstizioni o come ingenuità. Ma il punto è che questi fenomeni, a dispetto di questo trattamento, continuano a permanere nella percezione della gente. Per cui liquidarli come ingenuità o come residui non serve a spiegarli e soprattutto non serve a spiegare come mai la gente continui a seguirne il corso. Un motivo in più per affrontare il pensiero di Sheldrake e per andare in fondo alla questione. A volte le spiegazioni di Sheldrake non sono esaustive, oppure richiedono ulteriori elementi teorici per venire integrate nella scienza così come la conosciamo. Questo non significa che certi fenomeni non esistano, significa soltanto che non ne conosciamo ancora il funzionamento. Ma se prendiamo atto, per esempio, che certi animali sono in grado di presentire i terremoti, quindi di avvertirne in anticipo l'arrivo, potremmo utilizzare questa conoscenza per scopi di protezione civile, anche se non conosciamo ancora il meccanismo preciso di funzionamento della cosa. Quindi la domanda diventa: i fenomeni così esistono davvero? Possiamo studiarli? Di questo ci occuperemo nella prossima puntata.